Servizio Info Traffic di Pavia 1 TV con le segnalazioni che arrivano dalla provincia di Pavia e dall'ANAS. Segnalazioni lavori partendo dal senso unico alternato al ponte della Becca, regolamentato da impianto semaforico H24 dal 17 di novembre al 15 di dicembre compresi, sulla provinciale ex statale 617 Bronese, proprio nei comuni di Linarolo e Mezzanino, in corrispondenza del ponte sul fiume Po per lavori di ristrutturazione del ponte. Passiamo alla chiusura per lavori d'allargamento tratto della provinciale 132 Sant'Alessio Cura Carpignano dall'8 di novembre al 28 di novembre, percorso alternativo individuato nelle strade comunali di Sant'Alessio con Vialone, direzione provinciale 2, ex provinciale 69, provinciale 71, provinciale 132 e viceversa. La chiusura delle strade provinciali, intersezione con la linea ferroviaria Voghera-Broni dal 9 di novembre fino al 2 di dicembre. In questo momento i lavori proseguono lungo la Redavalle Barbianello e poi ancora tra Bressana e Broni, località Vescovera in comune di Broni. La proroga della chiusura notturna della provinciale 95 Castelletto Bastida Pancarana per lavori al passaggio livello fino al prossimo 23 di dicembre. Siamo lungo la linea ferroviaria Milano-Genova e quindi si chiude sempre dalle 21.30 alle 5.30 di ogni giornata lavorativa nel territorio comunale di Castelletto di Branduzzo. I lavori sul ponte Scuropasso, siamo sulla provinciale 73 a Barbianello, dal 21 d'ottobre proseguiranno sino all'8 di dicembre in prossimità del ponte sul torrente Scuropasso per lavori d'allargamento della rampa d'accesso lato Barbianello. La chiusura del ponte della Gerola per lavori proseguirà invece fino al 22 di dicembre e il traffico veicolare viene deviato sul ponte della statale 211 attraverso la viabilità provinciale e poi anche l'autostrada 7 da Casei Gerola a Gruppello Cairoli e viceversa come alternativa. Ricordate l'obbligo di catene o pneumatici da neve dal 15 di novembre fino al prossimo 15 aprile per chi transita lungo la rete viaria di competenza della provincia di Pavia. Tutte le vostre segnalazioni a info@pavia1tv.it, info@lombardialive24.it, via WhatsApp 389 2566 296. Buon viaggio con Infotraffic di Pavia 1 TV.